Petit discours, petit piccolo discours. Monsieur Pierre. Je suis très heureux que I am very happy than Carla. Oui. Give me this wonderful cake for my 150th American. Okay. It's a pleasure to be here with my friend Italian. And Irish. And Irish. For this international marathon of Horta and Lippo Caldera. Yeah, great. Bravo! Les enfants de la patrie, les arrivés, la 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 città d'Italia. Oh!
ocean over there for me. And I shall hear the soft tread above me, and all my grave will warmer, sweeter be. For you will bend and tell me that you loved me, and I will sleep in peace until you come to me. Allora, buon anno a tutti, è il primo gennaio, come va Gianfranco? La first? Ma la first è stato un successo, perché praticamente è stata semplicemente organizzata con un passaparola, non doveva esserci nessun tipo di riconoscimento, invece visto il numero, 46 partecipanti, 37 classificati, e in effetti la gara è stata anche di un buon livello, soprattutto femminile. Tempo è stato eccezionale, nonostante che facesse un'aria un pochettino frizzantina, perché stamattina siamo partiti con meno 6, e quindi la temperatura era ideale perché era molto secco, non c'era umidità. È andato tutto bene, sono arrivati tutti. Diciamo che forse ci sarà il First Marathon 2016, vedremo. Invece programmi per l'anno? Programmi per l'anno, abbiamo il rinnovo del direttivo del club, speriamo che subentri qualcuno che abbia voglia di prestare la propria opera per migliorare l'andamento, diciamo così, organizzativo. Vabbè, ci sarebbe da fare un po' di polemica, ma non la faccio, perché poi mi riservo di farla a San Benedetto, dove sarà il luogo deputato per poter discutere certe cose. Vaticani di o no? Non lo so perché sono, se non mi candido è per motivi strettamente personali, cioè legati alla mia situazione familiare che purtroppo ho in questo momento, quindi l'unico motivo, il vero motivo può essere quello. L'altro motivo potrebbe essere quello che c'è un po' troppo scollamento tra i soci per delle stupidaggini e la mancanza di rispetto di regole che esistono nel club e che andrebbero rispettate. Quindi, invece, le gare che pensi di organizzare sono sempre le classiche? Le gare che penso di organizzare, che sono già in programma, sono la Maratona di Suviana il 7 giugno, che ormai è diventata, definita da molti, una delle più belle gare d'Italia. Poi dovrei riuscire a ripetere Montesole con alcune modifiche sul percorso, e poi la mia disponibilità a collaborare con la Maratona del Presidente, e poi avremo il solito San Silvestro e la solita Epifania. Ok. E poi vabbè, magari un'altra festa. Magari un'altra festa, il primo se va tutto bene. Ok, io dopo 8 giorni mi tolgo la barba da Babbo Natale, che non ne posso più. Buon anno a tutti da Gallerara. C'è il sottopasso. Siamo al 1 gennaio 2014. First Marathon. Si ricomincia da zero. Tra le frecce comunque. 30 persone, vediamo come va a finire. Normale, vi sbagliate. 100.
100 e? 110. Ha fatto solo 110 maratone. No, una, no, zero ne ho fatto. Quest'anno zero, eh. L'anno scorso era. Quest'anno parte. Alla fine della giornata sarà una persona normale come tutti voi. Breve! Non c'è partenza, via! No, manca ancora dei minuti. Calma, stiamo calmi. Vieni quella brutta. Come si filtra bene. Allora, siccome vorrei vedere se riesco a farmi dare 1000 euro dall'hotel, mi mettete tutti così. 1000 euro dall'hotel. Certo. Oh, così va bene. Le mie le vamo là. Andiamo tutti. Foto. Speech. Number 8 of your days, it's Martha's 8 days, Martha's Club Ireland. I hope I'm there in your pride. I'm over on that day. I'm doing my 100 today. 85 Martha's done in 12 months yesterday. Yeah! Yeah! La prima maratona dell'anno, Piero. Come ti sembra questa maratona? Beh, insomma, una novità. Quanti giri? Però è tutto ok, la giornata bellissima. Quanti giri? E poi ieri abbiamo corso, oggi è la prima. Dai. È tutto ok. Dai, la prima maratona del 2015. Sì. Bravo, Piero. Iniziamo bene l'anno, speriamo che va tutto bene. Speriamo bene, dai, cerchiamo di essere positivi. Sì, 5. Dai, al prossimo giro, ti aspettiamo, Piero. Ma domani c'è un'altra gara. Aspetta, No, aspetta, ho sbagliato. Con la intervista, come vi sembra questa maratona? Che vuol dire? Faticosa? Quanto manca? Stupenda? Parole. Quanto manca? 5 giri. Oh mamma. Dai, forza. 5 giri. Chi è quello che corre? Così. Gli mancano 5 giri. Devo fare un'intervista a questa signora. Dai, numero 16, forza! Grazie. 8 per 2. Come ti sembra questa maratona? Sonale. Quanto mancano? Questo è un altro giro, poi è finito. Dai, brava! Forza! Ma ti rendi conto? 5 giri manca a quelli. Come ti sembra questa maratona? È piatta. Ci voleva qualche salitella. Per sì, finire. Troppo facile allora? No, perché mi annoio. Ah, ho capito. Ultimo giro, bravo. Come ti è sembrata questa maratona? Bellissima. Quella del 2015 ti sembrava di cosa? Quasi che ci sia una corsa con l'otto. Oh, guarda che bello. Ah. Ringhio, sorridi. Ciao, 18. Dai. Dai, numero 100! Thank you! Irlandese. Giro 42, quanto manca? Giro. Bravo! Ti immagini che è già finito? Che beato! Noi già a questo punto avremmo già finito, ve lo dico. Da un bel po' di ore. Ah. È stanco? Hai corso anche tu? Sì, senza il bere c'è l'ansia di... Come si chiama? Ringhio. Ringhio? Dove andiamo? Dobbiamo fare la... Certo che il maniche corte è coraggio, eh. A parte che c'è il sole, ma... La tua scarpa, ti sta andando via, eh. Vai, Tommaso, vai. Vai dal numero 62, dai. Corri più piano. Quanto manca? Fate un giro con me. Quanto manca?
5x4 più 10. 5x4 più 10. Si comincia male. Meno 5 per 4 più 10, giustamente, ma 30. Lei ha detto per 10. Più 10. Ah, non ho sentito allora. Però hai dato la risposta giusta. Vieni. Era 5 per 6 comunque. Ciao ciao. Comunque era 5 per 6. Aiuto, non mi scappare via. 5 per 6 o per 3? Oddio mio, parte con. È che prima 5 per 6. 5 per 6 30. No, va bene. Ciao. E poi è un calcolo più veloce. Ciao. Una foto? Sì. Cosa? Carla. No. Questa è la banda di Babbo Natale. Dai, cosa ci dite voi di questa maratona? We are here from Horta. New England, we come here in this shooting place. Detto anche posto di merda, and we are happy. This is the first day of the year. Happy New Year to all the people of the world. Abbiamo okay. Capito tutto. Sì. Sei registrato? Sì. Senti, ci puoi dire per favore? Ah, ci parli un po' in foggiano? Foggiano, auguri in foggiano. Sì, foggiano. Tanti auguri a tutto quanto. Fate un anno nuovo. Ci vediamo a Foggia fra qualche giorno e prepariamo una nuova maratona, dai. Ah, insomma, ci puoi dire la seconda parte della favola? Seconda parte della favola. Allora, il barone Lamberto aveva messo in tutta la casa degli altoparlanti e i suoi sei servitori, sei maggiordomi, continuavano a ripetere la frase: barone, barone Lamberto, ritorna giovane, e tutte le volte che lo ascoltava lui diventava più giovane di un giorno, hai capito? Fino a diventare tanto giovane da avere 13 anni, e poi c'è la sequenza, poi divento più giovane ancora, perché cosa scopro in cantina? Un drago, il prossimo giro ve lo racconto. Va bene. Guarda, andiamo fino a dove andate voi. La terza parte ce la racconta il presidente. Va bene, presidente? Presidente, sì, io. Presidente. Mr. President. How are you, Mr. President? Everything good? Is this this night, man? Me la chiami il tuo di la terza parte della favola? Ah, adesso me la devo studiare. Dai, inventala. Dai, inventala te. Allora, un giorno il barone arrivò a casa, che era molto tardi, e sentì un rumore in cantina. Scese in cantina e vide in un grande buco un'orca. Cosa faceva un'orca in cantina? Era entrata dal lago misteriosamente per uccidere il drago, ma il drago sputò che cosa? Il drago? Il fuoco. Il fuoco e uccise l'orca. Ma che razza di favore è mai questa? È vero, uccise l'orca. Ma dentro l'orca chi c'era? C'era un bambino di solo 3 anni, che era il barone Lamberto, piccolissimo. Era lui che guidava l'orca. E poi c'è un'altra, cioè c'è la sequela. Ok, alla prossima. Il bambino che fine ha fatto? Poi te lo dico dopo. Che lo faceva adesso? Vediamo. Chicchirichì. Forse canta. Vai. Quanto manca? Questa è l'ultima. Allora. Speriamo non avergli gli ultimi. No. Quanto manca? Questo è il penultimo. Ciao. Ciao. Sta arrivando Babbo Natale.
Mamma, sta arrivando un buon Natale. Quanto manca? Due giri. Giri, giri. Giri, qua. Alla foto. Ma a te meno. Vabbè. Noi ci dobbiamo salutare qui perché forse non ripasso. Io ci dite qualcosa? È l'ultimo giro per te allora? Per me è l'ultimo giro, sì. Vi bene. Saluto e vi auguro di passare un bel 2015. Perché ieri una maratona se abbiamo fatto da questo verso per non qua, annoiarci, ci hanno fatto fare il giro all'incontrario. Auguri anche a voi, buon anno. Sfortunati che non... Dove fate la prossima maratona? Quando? Io il... No, io il 17 invece. Dove? Dove? Allora, a Castellaneta Marina, provincia di Taranto. Ah, bene. Bene, bene. Mamma. Ciao. Mamma. Ciao. Guarda bello quest'albero. Sì, mamma. Mamma. Oh. Mamma. Ehi. Visto che hanno fatto fare il giro all'incontrario, possiamo superarlo una volta al traguardo. Guarda bella. Finito. Brava. Arrivederci, tanti auguri. Ciao, dove fai la prossima maratona? Arriva il cuore. Ma quando è? Il 6 gennaio. Bene. Ah, il giorno dell'Epifania. Brava. Yeah. Sta arrivando un'altra persona. Quanti giri ti mancano? Un giorno, questo un altro. Brava. Dai. Guarda quanta neve! Ma guarda! Dai Tommaso, andiamo! C'è un'altra persona, andiamo all'arrivo, così all'arrivo li riprendiamo. C'è un pezzo di strada per arrivare là, eh. Dai Tommaso! Tommaso! Ecco la nostra Carla! Quanti giri ancora? Quattro? Dai! Fai una cosa, che dopo dovrei fare? La quarta parte della favola! Quanti giri ti mancano, Paolo? La quarta parte. Allora, il bambino dentro nell'orca, in effetti era il barone Lamberto quando aveva 3 anni. Era stato mangiato dall'orca mentre faceva il bagno nel lago ed era sparito per quasi 2 anni. E dentro nell'orca non riusciva a crescere. Allora, non crescendo, dentro nel
dentro dell'orca aveva fatto un meccanismo in modo da crescere all'esterno, solo che era cresciuto troppo, è arrivato subito a 90 anni, è per questo che si spiega il fatto. Allora cosa fece quel bambino dentro nell'orca? Cominciò, oltre a fare il barone a 90 anni, a guidare un sommergibile. Hai capito? Dentro nel lago c'era un orca e un sommergibile. E poi vedremo come va a finire. Al prossimo giro. Quanti giri ancora? Questa storia non vi vedere le favole, mi sta per tutta la casa. Mamma, stai perdendo lo spirito natalizio. Tutto questo mi si sta rompendo, quindi hai perso lo spirito natalizio. Ho perso la panza che spinge, vedi? Davvero bravo. Ciao. Ciao. Ti frego che si scherza. Sì, sì. La medaglia. Quale? Tutti insieme una volta. Tre medaglie. Sì. Tre medaglie. Una per una. Quando c'è il caterpillar. Sì, certo, però nessuno. Ce la dà un maschietto però. Oggi. Sono riportato. Noi siamo stati prima. Lo so. Ciao Babbo Natale. Ancora due giri? È caldo? Ma Sara, sei tu? Sì. Madonna, non ti dai così, ma eri tu. Fa freddo. Madonna, non me lo dire, guarda che io lo soffro in una maniera incredibile. Io il caldo lo amo, io sono come sangue meridionale, amo il caldo. Sì, Dai, bene. Massimo, sì. Andiamo. Dopo, Sara. Ciao. Fammi vedere la medaglia, è bellissima. Aspetta. Ma è bellissima questa medaglia, fammela vedere da vicino. Ma è bellissima, te la sei meritata, Tommaso, dai. No, 55 e 30. Quanto? Sì, 55 e 30. Siamo arrivati finalmente. Sì. Siamo arrivati. Io e la mamma abbiamo la medaglia. Dopo 8 giorni smettiamo l'abito di Babbo Natale. Dai, ma però arriviamo, sì. Abbiamo pure la medaglia. Eccola qua. Allora. Aspetta. Facciamo una foto, eh? Yeah.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Tis you must go and join.